via. Zaccone, fa un uollo. Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Torna il campionato di seconda categoria e torna la febbre del sabato sera, ma naturalmente John Travolta non ci azzecca. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione, vi riferisce sulla partita appunto Melitese-Polistena. E sono in compagnia del collega Ivano Verducci, salve, buona visione. A cui cedo subito il microfono per il tabellino. È la 19ª giornata della seconda categoria Melitese-Polistena. La Melitese giocherà con Manti, Meduri, Nucera, Gurnari Vincenzo, Gurnari Giuseppe, Candito, Tripodi, Barreca, Ida Angelo, Caracciolo e Zaccone. Per il Polistena invece troviamo Mangeruga, Bertucci, Audino, Bruzzese, De Leo, Amaro, Mileto, Andrea, Sinopoli, La Rosa, Piccolo e Spataro. In panchina per la Melitese, Ida Fortunato, Laganà, Costantino, Latella, Pansera, Salvatore, Borruto, Aziz, Said e Marrari, Mister e Mario Tripodi. Per il Polistena invece abbiamo Galatà, Fazzari, La Gamba, Politano, Zito, Mileto Carlo, Rugolo e Papalia. Mister è il duo Calcopietro Saviano, Calcopietro Vincenzo. A te il microfono, è cominciata la partita. E la formazione di casa si schiera con la casacca blu alla destra dei nostri teleschermi, il Polistena, Furie Rosse ovviamente alla sinistra. 30 secondi nel primo tempo al Mauro Simone di Melito Porto Salvo e sempre 0-0. I primi minuti sono importanti per capire l'approccio, per capire come verrà affrontata soprattutto la veste tattica delle formazioni. Sì, diciamo che comunque oggi la partita riveste una certa importanza per entrambe le squadre, non possono perdere assolutamente, in quanto il Polistena da una parte si trova ad un punto soltanto dalla zona, dalla griglia dei playoff, lo stesso dicasi per la Melitese, nel senso che invece è ad un punto in più ma dalla zona dei playout, quindi dalla zona per non retrocedere, e quindi è importante oggi fare il risultato per entrambe le squadre e ci sarà da godere questo spettacolo. Ha tutta l'aria di essere una partita veloce, anche perché la temperatura, nonostante si viaggi verso i 20 gradi, ancora c'è un'aria rigorosa, severa, fredda. Sì, la giornata è bellissima, c'è un sole che splende, non possiamo dire che sia una giornata primaverile soltanto per la temperatura, in effetti come hai ben detto tu, siamo sui 20-21 gradi, quindi man mano che il tempo scorre, quindi avremo questo vento anche che può influire, quindi no, mai togliersi quel giubbotto che ancora abbiamo indosso. Tornando alla partita, è interessante vedere anche cosa farà l'arbitro Paolo Meli di Reggio Calabria. È un giovane di 19 anni, è la prima volta che lo vedo arbitrare io almeno, quindi sarà interessante anche capire questo. Quest'anno ci siamo anche molto interessati dei giovani arbitri per capire a che punto è anche sotto l'aspetto quindi delle regole del gioco. Mi hai fatto notare prima il discorso della barriera, che non sempre si rispettano quei 9,15 metri. Sono i primi minuti, momenti di studio, momenti di confronto soprattutto nella zona centrale del campo.
Le gare sono come i labirinti, bisogna entrare dentro la partita e uscire con la vittoria dopo aver ucciso il mostro Minotauro, grazie al filo di Arianna. Eh sì, bisogna comunque, come giustamente dici tu, avere poi una certa supremazia di possesso palla, secondo me quello è importante, perché in delle categorie del genere fa la differenza il cercare in continuazione con l'azione. Attenzione ora al Polistena con il numero 23, era Mileto Andrea in aria, ancora un tiro respinto in qualche modo, arriva poi a salvare capre e cavoli, come si suol dire, con il numero 99, ha mandato quindi Nucera in calcio d'angolo. Ma nella stessa azione c'era stato un tiro scoccato da pochi metri, quindi in un minuto il Polistena ha avuto due grosse occasioni per portarsi in vantaggio. Sì, le occasioni sono state ribattute dalla difesa, che comunque diciamo si è salvata in qualche modo, diremo, possiamo dire anche fortunosamente, e poi ha salvato tutto Nucera mandando la palla in calcio d'angolo. Il Polistena è ancora lì in attacco ed era il numero 3 del Polistena, che è ancora provato, era Mileto Andrea, ha provato ancora ad incunearsi, ecco, in aria, ma nulla da fare, palla sul fondo, verrà rimessa ora da Manti. Una frase fatta: i pianigiani non sono venuti sulle rive del Maro Simone per fare soggiorno e turismo, ma possibilmente comunque per strappare un risultato utile, il pareggio se non la vittoria. Sì, sicuramente è più interessante forse la classifica del Polistena, che si trova quindi soltanto ad un punto dalla zona playoff, ma non deve scherzare nemmeno la Melitese, perché si trova, mi ripeto, come ho detto prima, ad un solo punto dai playout, quindi deve stare molto attenta. E forse sulla carta il Polistena è una squadra diciamo con delle caratteristiche che sono state sfruttate fino ad oggi, ha avuto qualche problema nella parte centrale del campionato, però piano piano, ecco, lotterà proprio per arrivare nella griglia dei playoff. Avrai notato come le Furie Rosse, chiamiamole così, sin dai primi minuti aggrediscono gli spazi concedendo ben poco ai padroni di casa, che si limitano a guardare, a controllare in questi primi minuti. Sì, per ora sembra più concreta il Polistena, sembra più concreto, sta giocando con un 4-4-2-1, si può dire con un 4-3-2-1. E, voglio dire, fino ad ora si è vista di più nella metà campo della Melitese. È bello anche notare che comunque le due squadre hanno il completo, sono in completo rosso da una parte e blu dall'altra. Il Polistena, la differenza sono soltanto quei calzettoni verdi, non se ne vedono tante di partite con le due squadre con queste maglie a tinta unica. Sì, gli attaccanti giocheranno un ruolo determinante in questa partita, a nostro avviso. Un attaccante indossa la tuta mimetica per non farsi vedere dai mastini Pitbull e Rottweiler, se non l'anello di Gigi per scomparire alla loro vista. Famelica d'ingorda, ma sempre pronti a indossare i panni dell'avvoltoio, cioè quelli di Emilio Butraghegno, detto appunto El Buitre. Eh sì, ricordi dei calciatori che hanno fatto la storia. Vedremo oggi se qualcuno saprà almeno imitarlo in qualche modo. Calcio di punizione a centrocampo, è stato Capitan Candito a fermare fallosamente la rosa. Siamo sull'out di destra, proprio vicino alla panchina della Melitese, dello stesso La Rosa a cercare addirittura dalla parte sinistra il compagno di squadra De Leo. Da questi dentro in aria verso
il numero 77. Fallo laterale ora per la Melitese, va a battere Tripodi. I minuti 8 e 29, è già il caso di chiedersi come ha fatto Alessandro Mahmood al Festival di Sanremo. Mi chiedevi come va, come va, come va, e adesso come va, come va, come va? Non va, diciamo, tanto bene per la Melitese, sembra schiacciata nella propria metà campo. Attenzione a questo passaggio, in effetti viene favorito quasi il solito La Rosa, poi salva tutto la difesa, ora Candito lancia Zaccone in posizione regolare, in effetti l'arbitro non fischia, è da solo, vediamo se riesce a superare, prova a servire il compagno che sbaglia incredibilmente, Angelo Idà. Zaccone ha offerto un pallone d'oro a Idà Angelo, che da solo è riuscito a, si può dire, mangiare l'immangiabile. Ha allungato il piedino il difensore e in extremis è riuscito a mandare la palla a fil di palo. Sì, è un calcio d'angolo battuto malamente da Idà Angelo, occasionissima per la Melitese, quindi quasi al decimo minuto, al nono minuto la Melitese con il duo d'attacco Zaccone che era partito in posizione regolarissima, in effetti l'arbitro ha lasciato proseguire, Zaccone ha servito su un piatto d'argento d'oro il pallone a Idà Angelo, che è stato poi la palla gli è stata messa in calcio d'angolo dall'intervento difensivo. Diciamo che abbiamo qualche numero errato offertoci dai, perché c'è stata comunicata in maniera un po' particolare la numerazione dei calciatori del Polistena. Ora cercheremo di recuperare la numerazione giusta, speriamo. Sicuramente sbaglieremo i nomi, ma non possiamo fare altrimenti quando le squadre scendono sul terreno di gioco con questa numerazione che fa sballare tutti i taccuini. I minuti 10 e 39 secondi, risultato sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Portosalvo, attacca il Polistena sull'out di sinistra, perde palla, intesa pressoché nulla, palla che spiove verso Zaccone, solo entra in area Zaccone, solo davanti al portiere, tiro, rete, Melitese in vantaggio. Sì, si è portato in avanti la palla Zaccone, forse vanno a protestare nei confronti dell'arbitro i giocatori in maglia rossa del Polistena, in special modo Andrea Mileto, protestano perché dicono che Zaccone si è portato la palla con un braccio in avanti con la mano, ma comunque il gol è convalidato, l'arbitro non ha avuto alcuna esitazione. Bellissima l'azione di bomber Zaccone. El Buitre, Emilio Butragueño, non perdona. Sì, è il capocannoniere di questo campionato, con 15 reti, oggi con questa va a 16, quindi la Melitese passa in vantaggio. Sembrava invece di dover assistere ad un incontro in cui l'avrebbe fatta da padrone il Polistena. Così non è stato, alla Melitese avanza in vantaggio e addirittura continua ora a imbastire azioni d'attacco. Ma il gol era nell'aria, già qualche minuto prima la Melitese ha avuto una grossissima occasione per passare in vantaggio. Sì, e sono da almeno 3 minuti che la Melitese è a sua volta nella metà campo del Polistena, ha imbastito delle ottime azioni, sempre. Tutte partono dal piede del bomber Zaccone, come hai detto tu El Buitre, e così lo potremmo soprannominare. Una che ha servito un pallone eccezionale verso Idà Angelo, la palla poi è stata respinta in calcio d'angolo da un difensore del Polistena, e poi la rete, questa rete bellissima segnata dal numero 9 Melitese. Senza nulla togliere ai pianigiani che hanno avuto 2-3 palle gol nette, nettissime, davanti a Gabriele Manti, ma non sono stati aiutati, sorretti e incoraggiati dalla dea bendata.
Sì, diciamo che le azioni del Polistena sono state importanti, ma non come quella che ha avuto comunque Ida Angelo, questo lo dobbiamo ammettere. Buono comunque l'approccio alla gara di entrambe le squadre, secondo me assisteremo ad una partita in cui ci divertiremo tantissimo. Una partita affascinante come quella di Alberto Ongaro, che gli ha fatto vincere il premio Campiello del 1986. Ma quasi, voglio dire, potremmo assistere ad un bel incontro. Ora la palla arriva tra le braccia di Manti, favorito dal colpo di testa di Caracciolo, di Tripodi, e quindi sicuramente sono convinto che oggi assisteremo ad un bellissimo spettacolo. Vedremo gli errori, lo sai bene, in questi campionati gli errori possono capitare, e spesso vince chi ne fa di meno. Attacca il Polistena, un missile terra-aria della classe Cruz Pershing e Patriot, che sorvola la trasversale, supera tutti i compagni avversari, schizza alto, altissimo, oltre la porta difesa da Gabriele Manti, sempre 1-0 a favore dei padroni di casa, l'unica rete del match, porta la firma del goleador Vincenzo Zaccone, uno dei migliori prodotti degli ultimi anni. Sì, esattamente, il gol di Zaccone non per nulla è stato segnato proprio da lui, perché è il capocannoniere ora di questo campionato di seconda categoria. Approfittiamo un attimo di questi minuti in cui la palla ora arriva tra le braccia del portiere del Polistena per leggerti che era a pari con gli stessi gol fino a pochi minuti fa il Rappocciolo del Catona con 15. Zaccone con il gol di oggi va a 16, poi vedremo se riuscirà a fare qualcosa anche Rappocciolo. Poi troviamo Chirubino della 5 Frondesi a 14, D'Agostino del Melicucco a 12, a 10 gol Tedesco del Varapodio e poi via via tutti gli altri. Il primo del Polistena a 7, con i gol più diciamo nella classifica, più alto in classifica, è Spadaro con 7 gol. 15 minuti e 50 secondi nella prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melo, Porto Salvo, il risultato è cambiato, padrone di casa in vantaggio, autore del gol il bomber Vincenzino Zaccone. Non è sempre agevole parlare delle individualità, ma vi sono due o tre elementi che meritano la citazione, appunto l'uomo ragno Gabriele Manti, Francesco Meduri, Vincenzo Zaccone e qualche altro. Sì, ancora è presto per stilare un bilancio, dobbiamo ancora diciamo, secondo me, attendere un bel po'. Comunque sembrava che i primi minuti il Polistena avesse in mano le redini della partita, poi invece improvvisamente si è svegliata la squadra in maglia blu e ha inanellato un paio di occasioni importanti, in special modo quella che ha sbagliato poi da Angelo e ha portato è cominciato, diciamo, a tirare in porta, ed è riuscito quindi in definitiva poi Zaccone a mettere dentro al nono minuto. È importante questo gol per la Melitese perché accende la partita già al nono minuto in vantaggio, ma abbiamo assistito quest'anno a tanti capovolgimenti di risultato, in special modo per la Melitese. Non dimentichiamo anche ultimamente ad esempio ad Antoni Mina, che vinceva 2-0 e poi ha perso 3-2. 17 minuti e 40, sempre 1-0, in possesso di palla Zaccone, circondato da due o tre avversari, si libera il pallone cedendolo in avanti al compagno di linea, salta a vuoto Meduri, intercetta il centrocampo pianigiano, cerca di andarsene sul settore di destra, porta la palla oltre la linea laterale destra dell'out, rimessa già battuta,
manovra l'esperto Candido, Francesco Candido, l'uomo faro della polisportiva meletese. Palla spedita letteralmente in fallo laterale, nessuna delle due squadre vuole il pareggio, cercano di superarsi in tutti i modi per cambiare il risultato affinché tutto rimanga come prima, come nel film e romanzo di Tomasi di Lampedusa, il celeberrimo Il Gattopardo, vincitore del premio letterario Strega del 1959, Feltrinelli Editore. Sì, attenzione all'azione di Spataro che viene fermato, ottima fino a questo momento la linea tra il centrocampo e la difesa della Melitese, scocca un tiro verso la porta di Manti, lo stesso il numero 19, la rosa, nulla da fare. Fuoco amico poteva essere molto pericoloso in quanto diretto proprio nelle zone alte della porta. Eh sì, poteva far male, come hai ben detto, ma si è salvata comunque anche, diciamolo, fortunosamente la Melitese. Si ricomincia con il colpo che ora andrà a tirare Manti. Ecco, il vento si è alzato un po' di vento e ha fermato, ha smorzato un po' la palla al centro del campo. Comunque controlla ugualmente la Melitese la retroguardia con Tripodi e Manti, che ora cercano di partire dalla difesa. Palla in fallo laterale a favore della Melitese. 19 minuti e 50 secondi nel primo tempo, al Saverio Spinella di Melito Portosalvo, padrone di casa in vantaggio della Spinella calcistica melitese. Sapete che hanno fatto una joint venture, non è una fusione vera e propria. Comunque la società si chiama Melitese, Polisportiva Melitese, in vantaggio per una rete a zero. Sì, è una specie di contratto, chiamiamolo così, di collaborazione tra la Melitese e la calcistica Spinella. Ne troviamo tanti oggi di giovani in questa squadra, possiamo ben dire che è imbottita di giovani e fa bene. Fa bene secondo me mister Mimmo Tripodi a giocare con questi ragazzi in questo finale di campionato. Deve comunque riuscire a mantenere la categoria, ma farà fare anche esperienza ai ragazzi, e nel caso in cui la Melitese riuscisse a salvarsi senza i play-out sarebbe un bel risultato e un buon punto di partenza per il domani. Nonostante lo svantaggio, la squadra della Piana di Gioia Tauro non annaspa nel buio. Sicuramente non è il buio di Dacia Maraini, che le ha fatto vincere il premio Strega nel 1999. Comunque uno scenario, non certamente uno scenario tenebroso, in cui brancolano difensori, centrocampisti e attaccanti. Anzi, il Polistena ce l'ha messa tutta, ha costruito le sue brave palle gol per andare in vantaggio. Sì, il Polistena anche ora abbiamo assistito quasi ad un errore della difesa del Polistena, si stava inserendo da rapace d'aria con il numero 7 Barreca della Melitese assieme a Caracciolo, stanno mettendo in difficoltà la retroguardia dei ragazzi del duo Saviano Calcopietro. Nulla da fare, però la Melitese c'è, nonostante la classifica sia meno importante rispetto a quella dei Diavoli Rossi. Ecco. In attacco comunque il Polistena, ben controllati dalla linea difensiva in cui giostra da capitano, veramente si deve dire Candido. Calcio di punizione per il Polistena, sulla sinistra va a impossessarsi del pallone Spataro, uno dei cannonieri del Polistena, in aria si trovano in 6, a te il microfono per questo calcio di punizione. Fermato con le buone o con le cattive, più con le cattive che altro, scaturisce un calcio piazzato, l'arbitro controlla la distanza, parte il tiro, miracolo
è proprio il caso di dirlo da parte del portiere locale. Sì, un ottimo intervento di Manti, addirittura ha provato a tirare direttamente in porta l'avanti del Polistena. Manti era per lo più a proteggere il palo di sinistra, con un bel balzo è andato a tirare, si può dire, la palla da dentro, e con quello scatto di reni che abbiamo visto fare spesso quest'anno a Manti anche nelle juniores, è riuscito a fermare il tiro che aveva scoccato Spataro. Non ho visto se era Spataro o Piccolo, per dire la verità. Comunque vicino al pareggio il Polistena. Un cronista degli anni 60 direbbe: si scata fascia in orizzontale Carlo Matrell. Esattamente, si è proprio scatafasciato in orizzontale, è riuscito a tirare da dentro questo pallone. Era ormai i pochi spettatori presenti di marca polistenese avevano già gridato al gol. Così non è stato, si continua con l'1-0 per la Melitese. È una partita aperta, leale e sincera a qualsiasi risultato. Attenzione, c'è un altro micidiale contropiede. Zaccone è stato toccato, è scattato sempre. Ci sono proteste. E arriva il primo cartellino, il numero 6. Sì, è stato ammonito Audino. Se n'era andato ancora una volta Zaccone, incredibile la sua corsa, poi l'ho visto un po' troppo debole, ecco, ha superato il portiere e poteva provare a tirare, ma è stato sopraffatto proprio da Bruzzese. La Melitese è andata ancora vicina alla seconda marcatura. Non concedere mai spazi nemmeno ristretti la palla era dentro o era fuori? Questo lo ignoriamo. Ci vorrebbe l'indovino, perché io comunque volevo farti notare l'approccio mentale eccezionale fino a questo momento, quasi autogol. Tentativo fallito di autorrete. È un tentativo fallito, sì, grazie alla fortuna, si può dire. Tripodi stava per fare beffare il suo stesso portiere. Volevo dirti il raddoppio di Marcano. Aspetta, prima commentiamo questo calcio d'angolo. Partono tutti dalla sinistra, sono in 5 gli attaccanti in attacco il Bocale. Riesce in qualche modo a tocca con la mano, poi un giocatore del Polistena aveva spazzato, si può dire, l'aria Meduri. Ti stavo dicendo l'approccio eccezionale della Melitese, guarda come attaccano l'avversario anche in due e spesso anche triplicano la marcatura. Questo è segno di una buona preparazione alla gara data loro da Mimmo Tripodi. Niente sound, swing, country, mandolino, banjo e violino, e neppure la Raul Casadei con Simpatia Romagna Mia, ciao amore, ciao mare, pardon. Per scaldare i muscoli si è passati subito alla polka, mazurka, valzer, tango, foxtrot, begin, cha cha cha, salsa cubana, macarena, meneito, twist, rock and roll e samba. Bellissima la partita, Domenico, hai ragione, sembra di assistere ad un mix di balli che fanno divertire, quindi anche questa è davvero bello comunque godere uno spettacolo che viene offerto anche dal rispetto, dal fair play delle due squadre. Le proteste sono naturalmente all'ordine del giorno, ma non sono poi così scandalose, non si usano epiteti ed altre cose che lasciano un po' a desiderare, mentre lo spettacolo è sia sotto l'aspetto tecnico che tattico godibilissimo. Speriamo che si continui in questo modo, sono sicuro che assisteremo ad altre segnature.
attacca il Polistena, in qualche modo tiene spalla a spalla, tutto regolare per l'arbitro, si prosegue, attacca il Polistena che ce la mette tutta, non ci sta a perdere questa partita e nemmeno a pareggiarla. Va bene, stavolta l'intervento è il risolutore del numero 6, Amaro. Viene fermato ma insiste il Polistena, va al tiro, c'è una deviazione, attenzione, palla che si spegne, lemme tra le braccia del portiere. Sì, era la rosa e se non ci fosse stata questa debole deviazione il pallone sarebbe arrivato come una fucilata e Manti avrebbe avuto più difficoltà a bloccarlo, invece un tiro missile, diciamo, si è trasformato in una flebile, diciamo, sciabolata. Nulla da fare, ha parato senza tanti problemi Manti e si ricomincia, ma a centrocampo il Polistena ha ripreso palla, attenzione al bel pallone offerto verso De Leo che non lo raggiunge, sta giocando molto, molto bene anche De Leo sulla fascia destra. Per fortuna dei difensori locali è partito con un attimo in ritardo rispetto invece a Zaccone, che scatta quasi sul filo del fuorigioco come Pippo Inzaghi ai vecchi tempi. Sì, diciamo che non è scattato sul filo del fuorigioco, altrimenti sarebbe arrivato su questo pallone, è scattato un attimo dopo, nulla da fare per lui, ma l'idea era buona. Bravissimo ora Gurnari, uno dei Gurnari, Giuseppe, a giostrare a centrocampo, ora ci pensa Candido, tiene palla ma la perde, l'arbitro fischia il calcio di punizione e salva la Melitese, altrimenti Spadaro se ne sarebbe andato da solo. Non ce ne siamo accorti ma è volata via già mezz'ora. Sì, sono passati 30 minuti, li abbiamo goduti tutti, nel senso che è stata veramente, a me sta piacendo questa partita, ottima la Melitese, noi all'inizio, diciamo la verità, pensavamo che fosse la vittima sacrificale di questa giornata, invece ha approcciato bene la gara anche mentalmente, era da tempo che non vedevo una Melitese così concentrata. A raddoppiare sulle marcature, a lanciare ottimamente Candido, Caracciolo e Barreca e anche Ida, perché no? Niente, una bella Melitese oggi, naturalmente ha di fronte una signora squadra, il Polistena, che deve ancora raggiungere la griglia dei play-off. Polistena che gioca senza infingimenti, senza sofismi, senza tatticismi, una partita completamente aperta a qualsiasi situazione. Sì, è ottimo il Polistena con Piccolo, con Spataro e con De Leo che fanno, diciamo, i pendolini, ecco, nelle fasce, vediamo se riusciranno a giocare un po' di più al centro, forse potranno dire qualcosa in più alla partita. Intanto ennesimo contropiede della Melitese, Zaccone sulla fascia destra, si invola anche Bruzzese, Zaccone tocca e riesce a mettere in rete, supera in velocità in maniera incredibile Bruzzese, ma quanto è bravo questo Zaccone, merita una categoria superiore. Bravissimo veramente, 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 veramente. Non riusciranno mai a sorprenderci i cosiddetti osservatori tecnici alla ricerca di assi e sassi da lanciare nel magico mondo della pelota. Ma hai visto quello che è riuscito a fare senza palla, si può dire, ha rincorso questo pallone. Bruzzese anche lui cercava di opporsi in qualche modo ma non ha potuto fare nulla, il 2-0 per la Melitese e corre ai ripari il Polistena, entra in campo con il numero 11, addirittura la prima sostituzione già al 32esimo, entra Rugolo, quindi un altro attaccante credo. Sì, il risultato è nuovamente cambiato come ha già avuto modo di riferirvi puntualmente il collega Ivano Verducci. Adesso i padroni di casa conducono per 2-0
doppietta micidiale di Zaccone. Il Polista ha attaccato a tutto spiano, ma è rimasto finora a bocca asciutta con il classico pugno di Mosca in mano, un buco nell'acqua, e si è passati dal Silence di Ludwig van Beethoven, aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, serenade Schubert, se non adagio di Tommaso Albinoni, un concerto Aranquez, mandolino dei Pink Floyd e toccata e fuga sempre di Bach, a invece alla 40ª sinfonia di Mozart, rondò veneziano, 4 stagioni di Vivaldi e Gazzalare di Gioacchino Rossini. Bella, bella Melitese, Domenico, godiamoci questo calcio di punizione per un fallo di mano commesso dal Polistena, mi pare fosse Audino, De Leo, scusami, calcio di punizione comunque sulla tre quarti, non è nuovo a fare delle belle azioni. Zaccone batte direttamente, questa volta la palla si perde lenta sul fondo, va a recuperare Mangeruga, la rimetterà in gioco. Dicevamo che spesso la Melitese si è fatta recuperare anche due gol, speriamo per loro, per la Melitese, che questo oggi non accada, ma sta giocando veramente bene e merita a questo punto il 2-0, ha creato di più, buona ora il pallone per Piccolo che non lo raggiunge e palla termina sul fondo. Ha subito una mazzata il Polistena, Thunderbolt, premio Nobel del 1930 per il miglior attore. Sì, ha subito due mazzate, si può dire, perché i gol di ottima fattura segnati dal bomber, dal capocannoniere di questo campionato di seconda categoria, hanno messo al tappeto i ragazzi della Piana. E dobbiamo però dire che naturalmente le marcature, il capocannoniere e Zaccone, dispiace che la Melitese non sia ancora ad oggi, e poi se inanella un bel po' di vittorie magari potrebbe anche aspirare, è difficile, però sarebbe, ci saremmo divertiti tantissimo se poteva ambire a posizione di playoff. Calcio di punizione ora per il Polistena sulla tre quarti, va a battere Spataro. 36 minuti nel primo tempo, Polistena all'attacco, sulla linea di battuta c'è Spataro che tenterà di sorprendere l'uomo ragno Gabriele Manti, siamo intorno ai 35 metri, in posizione centrale, fischio arbitrale, parte il tiro e colpisce in pieno la traversa, poi tutto solo davanti al portiere Audino è riuscito a sgranarsi un gol quasi fatto. Sì, comunque dobbiamo commentiamo questa bellissima punizione calciata da Spataro, è andato ad impattare proprio l'incrocio dei pali, una punizione magistrale anche perché la distanza era notevole, bellissimo il gesto tecnico di Spataro che diciamo ha fatto gridare al gol tutta la panchina, era impossibile per Manti arrivare su questo pallone, nulla da fare per il Polistena, ma tiene vive le speranze questo calcio di punizione. Calcio spettacolo, calcio champagne, effervescente, frizzante al Maro Simone. Sì, bellissima partita, è bellissima quella di Ida, guarda, recupera palla e ora si è fatto tutto il campo, non gli è stata offerta la palla da Caracciolo, ma davvero Ida sta dando l'anima, eccellente la sua partita fino a questo momento, non si ferma mai, naturalmente è un giovane, corre e niente, la Melitese c'è, il Polistena comunque non ha tirato ancora i remi in barca.
per i gesti atletici come quello di Spataro. Ti voglio ricordare ad esempio una bellissima parola che disse un tempo Cruyff, il quale diceva che per la tecnica non è che serviva fare ad esempio 1000 palleggi, perché se uno riesce a fare anche 1000 palleggi può andare magari al circo, ma la tecnica, lui diceva, è proprio creare con un tocco, fare alla palla la giusta velocità e darla magari sul piede in maniera giusta sul piede del tuo compagno, oppure magari mettere in rete una palla impossibile. Ha ingranato il turbo piccolo nel tentativo di intercettare il pallone lanciato in profondità, ma la palla si è persa sulle nevi del Nanga Parbat, del Pamir, Kashmir e Himalaya. Sì, ora è comunque fuori, ad esempio, Spataro, l'autore di quel bellissimo gesto tecnico su quel calcio di punizione, si sta facendo massaggiare, ha problemi al polpaccio, un po' si dispera, come anche la panchina. Il Polistena comunque ancora insiste in attacco. Lo vediamo con il numero 17, Audino, batte questo fallo laterale, palla schizzata in aria con la testa, spizzicata con la testa dal numero 11, il nuovo entrato Rugolo. Calcio d'angolo, un ottimo intervento difensivo di Tripodi che ha anticipato in tutto e per tutto Andrea Mileto, non c'è assolutamente fallo, è stata la prestazza atletica di Tripodi che da vero difensore quale si è imposto. Calcio d'angolo per il Polistena, sono 5 in aria. Una sorta di Marco Antonio che non concede spazio a nessuno. Sì, anche lui oggi sta facendo una bella gara, un bel primo tempo quello di Tripodi, si sta facendo rispettare, questo pallone va a finire dove non c'è nessuno del Polistena, fuori aria invece ci prova addirittura con un tiraccio però De Leo, palla altissima che va a finire dall'altra parte della staccionata, come si suol dire, nulla da fare. Ai tempi della Kent Melitese sarebbe stata un'ottima meta. Un bellissimo tiro questo da rugby, ha sbagliato completamente a mettere il piede De Leo su quel tiro, palla che è andata fuori di gran lunga. Nuova Melita ora a centrocampo, gioca molto bene Gurnari questo pallone, fallo laterale, out proprio sotto la nostra postazione, parte Gurnari. Sta giocando molto bene invece il bomber Vincenzino Zaccone, toro scatenato come quello di Robert De Niro nei panni di Jack LaMotta del regista Martin Scorsese, premio Oscar per il miglior attore del 1981. Sì, hanno una paura incredibile i difensori del Polistena quando la palla arriva anche nei pressi di Zaccone, si vede che cominciano ad andare un po' in tilt e spesso vanno anche in confusione. Ne ha approfittato in più di un'occasione Zaccone, intanto in quelle due occasioni per segnare, perché in velocità ha avuto la meglio anche su Bruzzese, non lo dimentichiamo, e poi ha offerto anche un bellissimo pallone a Ida, segno che Zaccone fino ad ora è il migliore, ma posso ben dire che tutti i giocatori della Melitese oggi sono sopra la sufficienza. Ci abbiamo verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco, 42-10, e due sono le reti, ma troppo poco per tirare i remi in barca. No, assolutamente, il Polistena c'è, poi lo ripeto per l'ennesima volta, la Melitese quest'anno è stata spesso rimontata, non deve perdere la concentrazione, deve continuare ad affrontare Barreca, recupera il pallone, ancora un lancio verso Zaccone, stavolta è in vantaggio, Bruzzese che perde palla, Zaccone vede il portiere fuori e con un pallonetto stava per mettere a segno la terza rete, questa sarebbe andata sulla Rai. E dilla tutta, dai, ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione, capelli, servizio completo. Questa battuta io la voglio lasciare sempre a te perché è una tua invenzione, quindi mi piace che sia tu a dirla e non ti lasci sfuggire con l'occasione.
però volevo farti notare quello che riesce, come ti dicevo proprio uno o due minuti prima, Zaccone riesce a mettere paura anche ai difensori del Polistena. Hai visto Bruzzese in vantaggio di almeno due metri, è riuscito poi a perdere palla, Zaccone gliel'ha tolta dai piedi facendolo sbagliare, e ha visto fuori dalla porta Mangeruga, ha provato il gol del mese, non della settimana, per poco non c'è riuscito. Volevi dire arpionata con le grinfie del condor. Esattamente, proprio lo chiamavi il buitre prima, possiamo chiamarlo anche il rapace d'aria, possiamo chiamarlo il bomber di razza. Comunque è un grande Zaccone, a me piace tantissimo come giocatore, non è tra i giovani, ecco, lo consideriamo anziano, ma non ha nemmeno 25 anni forse questo ragazzo, ne farà di strada, speriamo che lo veda qualche squadra importante, non che la Melitese non lo sia, bisogna anche vedere lui cosa vuole fare, ma credo che la seconda categoria gli sta stretta. In sottofondo il tifo al femminile, gli urli di Susanna Rigacci in estasi dell'oro. Sì, c'è qualche presenza femminile, ma purtroppo non siamo in tanti oggi qui ad assistere a questo incontro, non si arriva nemmeno a 100, è un peccato perché comunque la Melitese tiene in alto il nome di Melito Portosalva, anche se c'è un'altra squadra, ma bisogna sempre tenere conto che la Melitese è di una cittadina che ha almeno 10.000 abitanti, quindi mi sembrano un po' troppo poche le persone presenti oggi qui, magari saranno a fare una bella passeggiata con questo sole e a non godersi questo spettacolo, secondo me interessante. Prima, secondo, terza categoria, promozione o eccellenza, lo spettacolo c'è, calcio spettacolo, champagne con le bollicine, frizzante effervescente. Esattamente, oggi è un bello spettacolo, godibilissimo, sta per finire questo primo tempo, la Melitese è in vantaggio, due sono state le marcature, ma sia da una parte che dall'altra finisce il primo tempo, lascio a te, evito di andare avanti. Doppietta di Zaccone, ha diretto il signor Paolo Meli di Reggio Calabria, vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo. Pure il mio.